Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema. Parata di star dal 1 al 4 luglio per la terza edizione di Cine, giornate estive di cinema, sul palco del Centro Congressi di Riccione per presentare alla platea di professionisti del settore i loro nuovi film. Fra gli ospiti Carlo Verdone, Raul Bova, Claudia Gerini, Alessandro Gassman, Stefano Accorsi, Vincenzo Salemme, Angela Finocchiaro, Marco Giallini, Vittoria Puccini, Nancy Brilli, Serena Utieri, Martina Stella, Geppi Cucciari, Giorgio Pasotti e i registi Brizzi, Vanzina, Moccia e Genovese. Intanto a Tel Aviv, in Israele, si sta svolgendo il 15° Festival Internazionale del Cinema Studentesco. Ospite d'onore Dario Argento. Il regista italiano rivela che il suo prossimo film sarà un giallo. Argento ha ricevuto il premio alla carriera come maestro dell'horror e della suspense. Parlando invece di nuovi progetti, sono in corso ad Arco, nell'Alto Garda Trentino, le riprese di Una villa per due. Si tratta di una commedia sentimentale diretta da Fabrizio Costa e realizzata dalla Pepito Produzioni in coproduzione con Rai Fiction. Tra i protagonisti Neri Marco Re, Giampaolo Morelli, Donatella Finocchiaro e Giuliana Lo Iodice. Mentre The Hollywood Reporter rivela che Paz Vega affiancherà Jeremy Renner in Kill the Messenger di Michael Cuesta. Il film si basa sulla vera storia del giornalista Gary Webb, un reporter del San Jose Mercury News che, secondo quanto riportato, commise suicidio dopo essere divenuto il bersaglio di una campagna infamante. Il motivo? Aver collegato la CIA a un progetto per armare i contras in Nicaragua e importare cocaina in California. Intanto, secondo Deadline, Liam Neeson sarebbe pronto a reindossare i panni di Brian Mills, l'ex agente della CIA che non è abile solo con le pistole ma anche con gli incassi. Taken, Io vi troverò, aveva incassato 226 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il sequel aveva superato i 375 milioni. Sembra che queste siano ottime ragioni per offrire a Neeson un contratto da 20 milioni di dollari per partecipare al terzo film della saga, che ha già una sceneggiatura firmata da Robert Mark Heyman e Luc Besson. E per Salvo di Fabio Grassadoni e Antonio Piazza non è stato facile conquistare il diritto alla distribuzione in Italia. Non è bastato essere selezionato al Festival di Cannes alla Semaine e nemmeno vincere due premi sulla Croisette. Dopo essere stato venduto in Francia, Australia, Brasile e Inghilterra, il film che racconta una storia d'amore, mafia e miracolo esce dall'oblio e arriva in sala giovedì distribuito dalla Good Film. A proposito di uscite, da ieri è disponibile per la prima volta in DVD, edita da Mustang Entertainment, la commedia grottesca di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini, Pasqualino Sette Bellezze. Il film del 1975 ottenne 4 nomination agli Oscar. L'edizione home video è accompagnata da una video intervista a Giancarlo Giannini. Chiudiamo con un lutto nel mondo del cinema. È morto il maestro del fantastico Richard Matheson. Malato da tempo, si è spento nella sua casa di Los Angeles. Autore di 26 romanzi e di oltre 100 racconti, tra cui Io sono leggenda e Duel, che sono diventati film di successo. Aveva 87 anni. È tutto da Laura Buffa. Buon cinema!